Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di una fettuccia davvero molto bella, con vari colori all'interno messi in risalto da un bellissimo tocco di lurex, presente in diverse sfumature che sicuramente riusciranno a conquistarvi e ad ispirarvi tantissime creazioni davvero molto originali. Analizziamo insieme nel dettaglio il Sinatra. Vediamola questa meravigliosa fettuccia. Allora, si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di 540 metri. Ebbene sì, una metratura davvero molto importante, per il quale consigliamo l'utilizzo dei ferri 5-7 oppure dell'uncinetto 4-6. Vediamo adesso la composizione: 82% viscosa, 10% fibra metallica e 8% poliammide. Consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 40 gradi, di non riporla in asciugatrice ma piuttosto in una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarla ad una temperatura fino a 150 gradi. Non è possibile ovviamente candeggiarla, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Come potete vedere è una sfumatura stampata e sono perfettamente articolati le due sfumature e successivamente troverete questo meraviglioso inserto in lurex che poi cambierà colore in base ai colori già presenti nelle altre rocche che vedremo comunque successivamente. Per chi ha anche timore del lurex, per chi ha una pelle particolarmente sensibile, sicuramente è da provare, però possiamo davvero garantirvi che questa lavorazione riescono perfettamente ad incastrare anche questi dettagli in lurex. Vedete che è una sorta di rete che quindi davvero vi consentirà di indossare un capo realizzato con questo meraviglioso Sinatra. Troverete sempre questa parte lurex, successivamente una parte di un colore, la sfumatura e poi ancora a seguire, eccolo qui. È tutta così la rocca, quindi davvero il risultato finale sarà molto valido. Le varianti di colore sono tante, ma le vediamo tutte quante nel dettaglio grazie anche all'aiuto dei nostri telini. La variante di colore che abbiamo visto finora è la variante romantica. In effetti i toni presenti all'interno di questa variante sono davvero molto belli. Troviamo un delicatissimo bianco, un rosa, alternati e messi in risalto da un fantastico lurex color oro. E proseguiamo invece con questa esplosione positiva, allegra, gioiosa variante di colore che è la variante Summer, nel quale vediamo un bel arancione, un giallo e un meraviglioso lurex color rame. E andiamo adesso sul classico dei classici, vale a dire la variante Optical, nel quale vediamo nero, bianco, argento. E adesso proseguiamo con la variante militare, intervallato da questo bianco che tende insomma quasi ad un panna e messo però bene in risalto da questo lurex color oro. Passiamo adesso invece al color marine, nel quale vediamo in effetti un bel blu marine con questo bianco e questo lurex tendente al blu che sicuramente richiama appunto il colore predominante. E per chi vuole invece un bel mix di colore, il Sinatra Lilla è sicuramente la variante giusta, nel quale troviamo questo bel viola, una sorta di carta da zucchero che tende a lilla, messo bene in risalto da questo lurex argentato. E vediamo gli ultimi due. Questa è la variante green, un po' diversa rispetto alla variante militare che abbiamo visto prima, perché qui invece vediamo un bel verde lime con il bianco e questi dettagli in lurex color oro. E concludiamo con l'ultima variante che sicuramente rispecchia perfettamente il nome che porta, vale a dire la variante elegant, nel quale troviamo un bianco, un delicato grigio messo in risalto da un contrasto con il lurex color oro. Una fettuccia davvero elegante, degna del nome che porta, con uno spessore molto equilibrato che quindi vi consentirà di utilizzare in maniera davvero molto scorrevole e facile questa fettuccia. Per realizzare cosa? Qualsiasi cosa. Ben vengano le bluse, i cardigan, le stole, pensate ad una bella stola elegante. Ci sono alcune varianti di colore così delicate che davvero arricchiranno un vestito anche magari per una cerimonia importante. Oppure, come abbiamo detto, un cardigan o una blusa da indossare durante qualche serata estiva.
Ma perché no? Se volete usare, sicuramente il Sinatra può essere utilizzato anche per maglie, top o anche gonne o vestite. Pensateci e sbizzarrite la vostra fantasia. Davvero molto confortevole, perfetta con questa lavorazione quasi a rete che incastra al meglio il lurex, consentendo anche le più scettiche di realizzare qualcosa con questo filato e di indossarla. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutti i nostri news, su tutte le nostre novità e le idee creative. Noi ci vediamo al prossimo Tessiland News. Ciao!